Ciao, allora questo sarà un video assolutamente improvvisato che non editerò in alcun modo, parlerò semplicemente così di getto e vediamo un po' cosa ne esce. Volevo fare in questi giorni un altro tipo di video, ma diciamo che sono in pausa, una pausa dovuta al mio provider internet che mi sta lasciando da un po' senza connessione, motivo per cui anche il mio server ovviamente è offline e mi scuso con quelli di voi che volessero utilizzarlo proprio in questo momento. Alcuni di voi si sono iscritti al mio server di messaggistica XMPP. Vi ringrazio, la cosa ovviamente mi fa piacere. Vi sarà sembrato che non c'è nessuno perché vi ritrovate a messaggiare semplicemente solo con me. Vi collegate uno per volta e non trovate nessuno. Ma in realtà qualcuno di voi c'è. È chiaro che stiamo parlando di numeri piccoli perché mio è un canale piccolo. Va bene, voglio fare un po' il punto della situazione perché il mio è sì un canale piccolo e probabilmente lo rimarrà sempre, però sta crescendo un po' e quindi vorrei far capire soprattutto ai nuovi iscritti cosa aspettarsi dal mio canale. Molti di voi si sono iscritti sicuramente per via dei miei video divertenti, ce ne saranno in futuro altri? Sì, probabilmente sì. Perché sono un tipo creativo, quindi aspettate che mi venga un po' l'ispirazione e se la cosa diverte me, perché no? Ma fondamentalmente sul mio canale tratto tematiche come distribuzioni GNU Linux 100% libere, 100% free software e raccomandate dalla Free Software Foundation. Si tratta di distribuzioni assolutamente prive di qualunque traccia di software proprietario, anche di driver. Quindi sono distribuzioni sicuramente non adatte a chiunque. Per utilizzarle deve avere dell'hardware che le supporti e non deve avere necessità di utilizzare un qualche software proprietario. Comunque è un peccato che se ne parli così poco. Se se ne parla poco, nemmeno le persone che potrebbero utilizzarle senza alcun problema le andranno ad utilizzare, perché nemmeno le conoscono. Quindi quantomeno io cerco di parlarne. Un'altra tematica sono ad esempio i comandi da terminale. Io dico sempre che non sono il massimo esperto mondiale, dovete sapere che non ho mai studiato informatica né niente del genere, anche il mio lavoro non ha niente a che vedere con la tecnologia, quindi GNU Linux è semplicemente una grande passione che ho, ce l'ho dal 2008, ho cominciato con Ubuntu 8.04. E quello che ho imparato da allora fino adesso, piano piano, grazie alla mia passione. Quindi, con questi video cerco di darvi del materiale per imparare forse un po' più velocemente rispetto a me. E se ci riesco ne sarei ben felice. Infatti mi fa molto molto piacere quando mi dite che i miei video vi risultano interessanti ed utili. Un'altra tematica che tratto ogni tanto è quella del PinePhone. Come sapete, ho acquistato questo Linux Phone l'anno scorso. Si tratta di un dispositivo assolutamente ancora non pronto, ancora nemmeno io lo utilizzo molto, però vi farò sapere sicuramente quando ci saranno delle novità e quando riuscirò ad utilizzarlo come smartphone principale. A quel punto magari potete rivolgervi anche voi a questo dispositivo se volete. Poi ogni tanto tratto qualche Windows Manager, vi faccio vedere come installarlo, come configurarlo, perché sapete, io utilizzo esclusivamente Windows Manager da qualche anno. Ovviamente anch'io utilizzavo prima un desktop environment, un ambiente grafico completo, ma ormai sono quasi lontani i ricordi. Una tematica che ritengo molto molto interessante e importante è quella del server. Come sapete, da giugno scorso, da giugno del 2023, ho un server web. Vabbè, è un semplice sito non curato che non aggiorno mai, ma comunque lì. Un server di messaggistica XMPP e il server email. La cosa più complicata è sicuramente il server email. Comunque, io vorrei sempre spronarvi a provarci con un server personale, con un server casalingo, perché con esso avrete ovviamente il massimo della libertà, potete farci tutto quello che volete senza stare ai dettami di qualche provider. Avete il massimo della privacy perché tutto è sotto il vostro esclusivo controllo e poi imparate tantissimo.
Per cominciare, magari vedetevi il mio video guida base al meraviglioso mondo del self-hosting e lì potete cominciare un po' a capire come si parte. Non penso di fare qualche video specifico su un server, che ne so, email, la cosa sarebbe un po' complicata da organizzare, non saprei come fare, però vi posso dare volentieri qualche link, magari un tutorial che ho seguito io, ma in inglese. Va bene, parlando di server email, vi dico un po', qualcosa ve la dico. Allora, intanto là si tratta di configurare diversi pezzi. I pezzi più comunemente utilizzati sono Postfix, Dovecot, Spam Assassin, OpenDKIM, eccetera. E poi dovete soddisfare tutta una serie di requisiti che sono pensati per fare la lotta allo spam. Prima di aver soddisfatto tutti questi requisiti, per favore, non sparatevi alle gambe provando a mandare qualche email. Quella email verrà ricevuta nella casella spam, del vostro ricevente e voi vi sarete sparati, sulle gambe della vostra reputazione. Comunque, io consiglierei a chiunque di abbandonare Gmail. Per me Gmail è un disservizio. Io magari intitolerò questo video Gmail è un disservizio, abbandoniamolo subito. Sarà un titolo forte, ma vi motivo la cosa. Qualcuno di voi potrà pensare, beh, tu parli così perché hai problemi tu personalmente con Gmail. Sì, ovviamente anche, ma non è che ce l'ho solo io. Io vi darò anche altri esempi. Recentemente una mia amica ha ricevuto una normalissima email da parte dell'ENEL, assolutamente autentica, ma Gmail gliela rilevava come tentativo di phishing e quindi se non fossi stato io lì presente, questa amica nemmeno sarebbe stata in grado di aprire l'allegato e quindi si sarebbe persa del tutto la notifica da parte dell'ENEL. Beh, non è questo un disservizio? Certo che sì. Praticamente un'email rilevata come phishing, là ti viene bloccato l'allegato, no? Se non fossi stato io là presente, lei non avrebbe saputo cosa fare. Un altro esempio, lavoro per una scuola. Ovviamente la scuola non è uno spammer, non manda spam, non manda pubblicità, non ha nulla da vendere. Manda semplicemente per email delle informazioni agli alunni, alle famiglie degli alunni, e qualcuno puntualmente si lamenta del fatto di non aver ricevuto una email da parte della scuola. E la scuola deve spiegare che le email sono sì, sono state mandate a chiunque. Ma è stato Gmail a fargliela ricevere nella cartella spam. Non è questo un disservizio? Certo. Ora uno può dire che Gmail fa la lotta allo spam. Beh, no, scusate, questa per me, arrivati ad un certo punto, è una scusa. Perché se i falsi positivi sono così tanti, allora c'è qualcosa che non va. Allora, quindi sì, vi consiglio di abbandonare Gmail, ci sono tanti altri provider email, sceglietene uno. Se volete più privacy, rivolgetevi a... aspettate, come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, scrivetelo voi nei commenti. Altrimenti provateci anche voi con un proprio server personale. E come ho detto, là dovete rispettare tutta una serie di requisiti. Una volta mandati questi requisiti, cominciate a... Intanto vi mandate un'email alla vostra casella email che avevate, controllate che non vada a finire in spam, se finisce in spam vi marcate come non spam, vi scrivete una risposta perché tutto ciò contribuirà a migliorare la reputazione del vostro dominio e del vostro indirizzo IP. Quindi vi rispondete, vi aggiungete alla lista di contatti della casella email, quindi mettiamo che avete Gmail, allora inviate una email alla vostra casella Gmail, la marcate come non spam, vi rispondete, vi aggiungete alla lista dei contatti Gmail e così poi cominciate a fare con un paio di amici. Gli spiegate il tutto, gli chiedete il favore di rispondere alle vostre mail, di aggiungervi alla lista dei contatti. Poi
Poi cominciate ad allargare il vostro giro, chiedendolo ad altri amici, a parenti e così via. Perché dovete sapere che chi parte con un server email ha una reputazione neutrale, che non è una reputazione cattiva, ma non è nemmeno una reputazione buona. E una reputazione neutrale viene trattata come sospetta. Quindi dovete sperare che col tempo siate in grado di aumentare lentamente la vostra reputazione. Va bene, penso di finire il video in questo modo. Spero di aver trattato tutto quello che volevo. E noi ci vediamo quando il mio provider internet mi ridarà la connessione. Ciao da Clarintux.